Un titano non è ottimisti truccioli, no, camminarci sopra. No, Dio, tu fossi uno come me, 1,90 m, potrei anche capire. Tu sei alto un cazzo di un baratto e tu ci noti nei truccioli. Non ti viene in mente che forse sarebbe il caso di spazzargli, no, eh? Io tu lo sai, io sono. Non ci provare con me, ecco questa storia. No, io non lo faccio il padrone, no. Questa è una lezione ovvia, no? Guarda, io c'avevo truccioli, mi danno noia, me li sono levati. Te hai i truccioli che ti arrivano agli occhi, ci noti dentro e continui a lavorare in questo casino. E quindi che cosa così, spazza, ma non te lo devo dire io, lo dovresti vedere te. Ciccio, se ne. No, guarda, nella mia esperienza te le racconto tutte, tu lo sai, ho avuto due grandi delusioni nella vita. Una quando sono andato a fare il militare, che mi sono reso conto che non si sarebbe fatto la rivoluzione in Italia, perché io venivo da una situazione felice, sia familiare sia come società, e c'era un grande fervore di cultura, di voglia di cambiare. Mi trovai con della gente che venivano dal Veneto, dalla Calabria, dalla Sicilia, che addirittura mandavano Catrina a casa, perché dissi, cazzo, hai capito, il mondo non si cambia. E fu la prima delusione. La seconda delusione la fu quando trovai il coso. Il posto di lavoro, sì, il primo, il primo andava a lavorare alla Hoppe, li mandai tutto a fare in culo e venivi, no, il secondo posto di lavoro fu in una grossa ditta di stampe, fotocopie, piccola tipografia, rilegature, articoli tecnici per le arti, no, era un bel negozio, cazzo. E noi, i primi 2 anni ero lì, ero semplice dipendente, e c'era un direttore che agli occhi di tutti era un cattivo, dava gli ordini male, gli dava male, cioè tu sapevi che se tu dicevi, quando si diceva una cosa tu la dovevi fare, se no succedeva un casino, insomma, allora, e tutti hanno deciso di trovare fuori, insomma, a mangiare una pizza, no, oppure a ragionare fuori, Tutti si diceva, Dio buono, ma che è proprio anch'io, ma come mai Dio buono, ci fosse delle cose possano. Perché si ipotizzava, si teorizzava, se noi si fosse stati al suo posto, come ci si sarebbe comportati nei vari problemi che il lavoro ti portava, no? Allora la faccenda fu così, che all'improvviso quest'uomo morì. Ma all'improvviso, nel giro di 1,5 mesi, gli trovarono un malaccio, dicegli ormai e morì. Che quando si ritornò a lavorare a settembre dopo le ferie, e cominciarono a cercare i datori di lavoro, i cosiddetti padroni, cominciarono a cercare quello che lo sostituisse. Allora, nessuno voleva fare, nessuno si la sentiva di fallo, perché c'era un aumento di stipendio notevole, però c'era anche un aumento di responsabilità, di lavori, di orari, e quindi le donne no, perché quella aveva da portare il figlio alla scuola, giustamente, per carità, e quindi non potevano fare. Gli uomini si tirarono tutti indietro, alla fine fu deciso che lo facessi io, che io memore di tutte le discussioni che c'era stato e di tutti i buoni propositi che ci si era palesati fra noi quando si discuteva di questo vecchio che era morto, io dissi, ragazzi, facciamogli vedere ai padroni che non ci sa bisogno di cane da guardia, organizziamoci il lavoro, tanto il lavoro come va fatto si sa, perché si fa sempre noi, non è da dire che lo fanno padroni, si fa noi, che il lavoro ci si organizza a noi. Per fare il rivoluzionario io avevo dei grandi ideali, sono sempre stato un grande idealista io da ragazzo, ti parlo di 30 anni fa, ma arriva, io non stavo in negozio, però io tendenzialmente andavo, facevo tecnografi da qualità di segno, perché ero quasi sempre fuori, che la mattina, insomma dopo un mese
e i clienti mi fermavano per la strada anche adesso e chiede successo delle copie da quando gli è morto il vecchio Apo e se entra a lavorare i dipendenti non ci hanno. Il lavoro che prima ci facevano un giorno, ora ce lo fanno due giorni, tre giorni, molti si decidiamo di tornare a pigliare il lavoro, non è pronto, e noi sulle scadenze siamo... torno a lavorare. C'era turni per il bagno, turni per pulire il saloncino in esposizione, a tutti studiamo, come senza nessuno si diceva nulla, chiaramente se un giorno uno non poteva, si scalava, no? E si dava il cambio. Si era bloccato tutto. Io rimasi come un bischio e gli dissi, ma ragazzi, ma io ma ok, se hai bisogno di un uomo quello di prima che vi faceva il cane addosso e vi trattava male e se era sempre a brontolare perché non ci andava in quella maniera, ora ci sta l'opportunità di uno di far da noi senza nessuno che ti tratta come un cane e vai, se hai bisogno che venga io a dirvi che il lavoro va, questo ti va fatto, che i clienti si lamentano, cioè che colmo. Io rimango a bocca aperta e gli dissi, io buono, lo sai che mi dissero? E mi disse, dice, ti avresti il posto, ora il nome non si fanno, tu sei diventato peggio di lui. E disse, allora aspetta, allora come si fa? Bene, allora, visto che non siete in grado nemmeno di organizzare il turno per la pulizia di bagno, allora, va a pulire il bagno. Vai. Se non vai a pulire il bagno vai su dal titolare e parla con lui, perché io non voglio cazzo, io ti dico di pulire il bagno, vai a pulire il bagno. Te, questo parte, io credevo, cioè me l'avessero fatto a me un discorso del genere, avrei detto no, io invece su sinistra va a pulire il bagno. Te questi lavori chi ti deve fare? Allora, te fai questi due, te fai questi due, te fai questi due. Ma, forza. In giro di una settimana tutto a posto. Ma ci avete proprio bisogno di cane che vi appaia, che vi morde per fare le cose che dovresti fare? Guarda, una delusione, e poi dopo ci fu il coronamento a fine anno, quello lì fu ancora peggiore, quello fu ancora più allucinante. A un certo punto al datore di lavoro gli viene un'idea malsana, perché a padroni gli venga questa idea malsana, no? Cioè si aspettava Gloria, Natale ultimo dell'anno, perché c'era dei ponti un po' più lunghi, perché noi ci si faceva ancora una casa a questo negozio, eh? Cioè, era veramente tanto lavoro da fare. E a un certo punto viene fuori, torno di fuori e mi chiamano tutti i ragazzi riuniti e mi fanno, dice, oggi il padrone gli ha detto che gli ha deciso di fare l'inventario nei giorni in cui ci avrebbe dovuto essere il ponte fra il primo, insomma, nei giorni si doveva stare chiusi. Che dico, Dio, come l'inventario? O non si fa normalmente, no, che si chiude qualche giorno? Dice, no, l'ha deciso di fare nel periodo di ponte. Che mi girava con gli una camera, perché ognuno se la fissava qualche cosa da fare. Che fanno? Dico, ragazzi, ma e voi gli avete detto qualcosa? Dice, no, noi ci siamo, ce l'ha detto ora, c'è il tettore fuori, noi ci siamo riuniti, si è deciso che noi questo inventario in quel momento lì non si può fare, perché chi ha fissato lì, chi ha fissato di là? Che dice, bisogna trovare da te a dire, tu sei te il responsabile, noi se parlavo con te. Dice, va bene, non è un problema. Allora dico, siamo tutti d'accordo che io vado su e gli dico che non si può fare, però mi raccomando, cioè, voglio dire. E mi è da ridere perché, per non urlare dalla disperazione. Insomma, che scherzi, dico, non si può fare, se può fare l'inventario, è lui, va bene. E io vado su, gli voglio senza. Quando sono tornati fuori ora mi hanno detto i ragazzi che così, così passi il caso e mi hanno detto che noi non si fa, perché intanto perché gli hanno belli deciso, poi perché ha detto troppo freddo, cioè ci ha detto troppo tardi, se ne parlava prima si poteva trovare un accordo, ma così all'improvviso, e so che domani l'altro io devo essere sulla neve, no io perché io sulla neve un po', ma e mi devo ritrovare a fare l'inventario e va bene, e se ne parla, dice, dopo quando si chiude il negozio. Io scendo giù e mi metto a lavorare, regolare, no? E mi sfuggì il fatto che ogni tanto, ogni mezz'ora, e suonava il citofono e andava su un ufficio, poi una suonava il citofono e andava su un altro. Ma per fatela breve, la sera vanno tutti via, ciao Fabio, ciao ragazzi, ciao. Vengo giù il padrone e mi fa. Ci rimane la bocca aperta, dici che c'è di? Ci dicono,
se tu volevi fare l'inventario, tu me l'avevi a dire, dice, e si faceva le ti dava ferie e andai. Io non voglio fare l'inventario, non ho detto che non voglio fare l'inventario, l'inventario va fatto per legge, no. E lo volevo fare un giorno che nessuno li ha, siccome sono tornati fuori e mi hanno detto, ho trovato tutti riuniti e mi hanno detto che loro non lo vogliono fare l'inventario, quindi quei giorni che io giustamente sono, siccome fa da tramite e sono venuto a dirlo. Ci vado. Foglio con tutte le firme. Sì, chi è d'accordo per fare l'inventario? L'unico contrario, cioè no, l'unico contrario, io non c'ero, ero io. Cioè tu sei l'unico che non vuoi fare l'inventario. E allora che dissi? Allora beh, capito, dissi no, va bene, lascia perdere. Allora si fa a questa maniera. Io vi do ferie, perché a questo punto, visto che passo per essere uno, non lo vuoi fare l'inventario, io l'inventario non lo fo. Io vi do ferie. Quegli altri saranno cazzi sua, che gli posso fare? Se uno gli è imbecille, sarà e raccatterà quello che può raccattare un imbecille. Ma abbiamo fatto fare la parte di andare su a questionare col padrone, perché io ero il responsabile e loro non potevano, e poi dopo di andare su, e nessuno ha avuto il coraggio di dirgli al padrone che loro l'inventario lo volevano fare. Sì, guarda come io ammiro la gente che si fa comandare come... Guarda di leare truccioli, guarda, se no ti do un calcio in culo, tanto di fesso. Vediamo se ci si intende.